Il mondo degli orologi da ultimo sta andando verso una direzione molto più consona agli appassionati. Le maison, infatti, stanno effettivamente prendendo spunto da quelle che sono le dichiarazioni, le sensazioni degli appassionati, di chi poi fa parte di questa community, diciamo, dei collezionisti. Non credo sia un caso che da ultimo molte aziende e Tudor, di cui parliamo in questo video, stanno effettivamente tentando di ridurre i diametri dei propri orologi, un po' per una questione di moda ciclica, immagino, un po' perché effettivamente orologi troppo grandi non vestono poi così bene come potrebbero invece vestire degli orologi sobri, sebbene professionali, anche dovuto al fatto che orologi troppo grandi normalmente sono anche un po' scomodi. Basti pensare che i diver fino agli anni 60-70, epoca in cui nascevano i primi diver e i primi skin diver, avevano diametri molto contenuti anche da 36 mm. Rolex normalmente rientrava nei 39 mm e Tudor, per esempio, aveva fatto anche dei diver da 37 mm. Insomma, non mi scandalizzerei se Tudor ha lanciato questo suo nuovo Pelagos in titanio con un diametro di 39 mm, già ampiamente criticato da molti luminari di YouTube e di cui voglio discutere assieme a voi in questa nuova puntata, ma come sempre lo facciamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, tra le tante novità che Tudor ha presentato negli ultimi mesi, tantissime novità che sono state presentate, ci ha stupiti ancora una volta con qualcosa di inaspettato, anche se era sicuramente molto desiderato dagli appassionati, me compreso, ovvero un vero diver dall'anima Tudor e in particolare il Pelagos da 39 mm, l'ultimo nato di casa Tudor, con sfere e indici snowflake, quindi quadrati, e che racchiudono tutta l'anima di Tudor, è l'orologio che desideravamo. Però ci sono delle criticità. Potrebbe sembrare questo orologio perfetto a prima vista. È un diver, è un 39 mm, non ha la data, è in titanio, ha un movimento di manifattura, è braccialato, ha una nuova clasp, ha un bracciale in gomma. Mi sento tanto un politico italiano con questo elenco. Alcune di queste caratteristiche, tuttavia, sono anche dei difetti, almeno per alcuni. Beh, che non abbia la data è una cosa che a me non piace. Certamente lo rende un orologio molto pulito, un quadrante molto armonioso, però a me la data negli orologi piace averla, sebbene devo dire che con il Daytona mi sono abituato a non averla e non ci faccio quasi più caso. È in titanio. Per alcuni è un pregio, per altri è un difetto. Per me lo rende un po' troppo leggero per ciò che mi piace invece come caratteristica negli orologi, ovvero la sensazione al polso. Sul titanio però adesso ci torniamo. E poi c'è il diametro. Qualcuno, non so bene perché, ha iniziato a sostenere che 39 mm per un diver siano pochi. Beh, nell'introduzione che abbiamo appena fatto vi ho raccontato, ma lo sappiamo tutti, che i diver negli anni 60 e 70 erano molto piccoli e c'è anche da dire che da sempre ci si lamenta degli orologi che ormai superano i 40 mm e ci si lamenta di questa corsa all'aumento dei diametri. Tudor fa un diver molto bello da 39 mm e ciò che sappiamo fare è criticare. Naturalmente ci sono critiche e critiche. Io non critico il diametro, anzi ritengo che tra i 39 e i 40 mm gli orologi professionali siano al massimo della loro bellezza. Sono anche queste opinioni soggettive, dipende anche dal polso naturalmente, però ritengo che non sia una misura piccola, tutt'altro. La critica che però è stata maggiormente fatta a questo Tudor è il titanio, perché è realizzato in titanio di grado 2. Molto probabilmente però chi critica non sa di che cosa sta parlando. Ho cercato di informarmi sulla questione titanio e sono giunto a una conclusione attraverso naturalmente il parere di alcuni esperti. Il grado 2 utilizzato da Tudor probabilmente è il miglior grado che si possa utilizzare per un orologio subacqueo e vi spiego perché. I gradi indicano la purezza del titanio.
In pratica l'acciaio è una lega, mentre il titanio è un elemento chimico e il grado del titanio è il tipo di drogaggio che viene fatto di questo elemento. Più sono alti i gradi, meno è puro il titanio. Quindi un grado 2 è titanio puro, un grado 5 invece inizia a diventare appunto un drogaggio. Maggiore è il grado e maggiore sarà la resistenza meccanica, ma minore sarà la resistenza alla corrosione. Fatto questo piccolo preambolo, che cosa significa grado 2? Significa un orologio meno resistente meccanicamente a un grado 5, ma più resistente alla corrosione. In altre parole, significa che al polso nessuno si accorgerà mai della differenza tra un grado 2 e un grado 5, ma per un diver che deve lavorare in ambiente marino con acqua salata, una maggiore resistenza alla corrosione data dal grado 2 è auspicabile ed è sicuramente una scelta più sensata. La resistenza ai graffi tra titanio di grado 2 e titanio grado 5 non ha nessuna valenza, sono entrambi resistenti allo stesso modo ai graffi superficiali, molto probabilmente sono comunque più resistenti entrambi ai graffi rispetto all'acciaio, e allo stesso modo bisognerebbe anche capire come viene trattato e mi diceva su Telegram il nostro esperto come viene cotto in termini atecnici il titanio per capire quanto poi effettivamente è resistente. Però in ogni caso, messo al polso, nessuno è in grado di verificare la differenza di resistenza meccanica tra un grado 2 e un grado 5. Semplicemente al polso non subiscono quegli stress meccanici che invece vanno a modificare le caratteristiche tra un grado 2 e un grado 5. Quindi, in altre parole, in parole povere, tra un grado 2 e un grado 5, Tudor ha fatto la scelta più sensata, più logica per quello che è un orologio, un semplice orologio professionale che deve lavorare in ambiente marino e quindi corrosivo. Naturalmente c'è da dire che il grado 2, essendo più malleabile, per così dire, del grado 5, probabilmente è anche più facile da lavorare, ma anche in quel caso bisogna capire che elementi chimici vengono utilizzati per cuocere il titanio e che poi ne donano la resistenza di cui stiamo parlando atecnicamente, dove il grado praticamente non c'entra quasi più nulla. C'è anche da dire che Tudor utilizza il titanio soprattutto per i suoi orologi Pelagos, quelli classici da 42 mm, da molti anni, senza che nessuno si sia mai posto il dubbio che è un orologio che si può sciogliere al sole. Quindi direi che, senza neppure sapere bene di che cosa si sta parlando, è meglio semplicemente valutare l'orologio per quello che è, senza addentrarci in discorsi tecnici che magari neanche conosciamo. Rispetto al classico Tudor Pelagos da 42 mm, questo da 39 è soltanto in colorazione nera, anche se mi piacerebbe tantissimo fosse in colorazione blu, e se dovesse mai uscire mi fionderò dal concessionario, perché io ritengo che il blu sia il vero colore di Tudor, il colore distintivo della Maison. E ha anche questo Pelagos delle caratteristiche estetiche un po' diverse rispetto al classico da 42 mm, tra cui un quadrante nero che non è più opaco bensì soleil, così come è radiale la satinatura della lunetta. Una bellissima lunetta, molto particolare e molto tecnica, come diceva anche Giuseppe di Watch Fan, che vi invito a seguire qui su YouTube, con un dot luminoso a ore 12 completamente piatto e a filo con la superficie, e quindi tecnicamente un dot che non può accidentalmente saltare sbattendo su qualche superficie. Presenta poi anche la protezione della corona attraverso le spallette e anche uno spessore che io ritengo perfetto per quello che è un diver. Tenete presente che si ferma a 11.8 mm, anche in questo caso qualcuno ha avuto il coraggio di criticarlo, quando un classico sub di Rolex si ferma a circa 13 mm. Questo significa che il movimento incassato all'interno di questo Tudor di manifattura certificato COSC e senza data è un movimento che consente a questo orologio di avere uno spessore anche inferiore
al suo fratello maggiore, Submariner. Ora, detto tutto questo, è spiegato che probabilmente è uno dei migliori diver in commercio, con un prezzo di listino più basso del suo diretto competitor, che io considero l'Omega Seamaster, ed ha un prezzo infatti di 4.210 euro. È un orologio che vale la pena comprare? Naturalmente mi sono già posto questa domanda e mi sono risposto che al momento non lo comprerò. Chiaramente ci sono delle motivazioni. Innanzitutto il mio sub, che sostituisce in toto questo nuovo eppure bellissimo Pelagos da 39 mm. Il titanio, che non è la lega che preferisco negli orologi perché il suo peso molto contenuto per molti è un vantaggio, per me invece lo rende almeno psicologicamente un po' cheap, un po' economico, sebbene naturalmente non lo sia. E soprattutto il fatto che sia nero, quando per me Tudor va comprata blu, soprattutto nei diver, così come erano i vecchi Tudor Submariner della Marine Nationale francese, con quadrante indici e sfere snowflake e il loro iconico colore blu, che ne ha fatto la storia e anche la fortuna, tant'è che oggi un Tudor Submariner Vintage ha praticamente le stesse quotazioni, o poco meno, di un Rolex Vintage della stessa epoca. Quindi lo comprerò questo Pelagos da 39 mm? No, per il momento no. Non è un orologio che mi interessa, sebbene ritenga che sia un perfetto diver da collezione, uno di quegli orologi da conservare, da usare, da maltrattare, da graffiare e da guardare ogni giorno alla scrivania, in attesa dell'estate per maltrattarlo un po' in spiaggia, sugli scogli e in acqua. Insomma, un orologio per chi sta cercando un diver puro che secondo me vale la pena comprare. Ora, fatemi sapere naturalmente nei commenti che cosa ne pensate, ne parliamo assieme. Se lo volete criticare, spiegatemi il perché. E fatemi capire un po', insomma, quali sono i punti deboli, se ce ne sono. Io vi ringrazio per essere stati qui nella stanza degli orologi. Questo è Toc, noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!